Bentornati amici, oggi vi mostrerò un po' di hardware che è arrivato ultimamente qui nel mio laboratorio. Proveremo innanzitutto se i PC, questi due fissi, si avviano. Abbiamo anche un portatile. Allora, il portatile l'ho recuperato in un centro del riuso dove ognuno può portare componenti di qualsiasi natura che funzionino e si può anche effettuare il libero scambio, cioè si può portare, come dicevo, e si può anche ricevere. Questo PC l'ho recuperato letteralmente da una discarica, quindi vedremo cosa c'è all'interno, se si avvierà. Quest'altro invece, dopo una lunga trattativa durata mesi su un portale, insomma, di e-commerce, sono riuscito a portarlo a casa perché era rimasto invenduto per mesi. Alla fine ho fatto un'offerta e è stata accettata. Ci saluteremo per le vacanze, perché è anche diventato difficile qui fare video perché ci sono 40 gradi, quindi se dirò qualche cavolata vi prego di dirmelo, ma perdonatemi, ma è davvero difficile a 40 gradi riuscire a registrare. Comunque andiamo avanti, vi mostrerò uno ad uno questi PC, vedremo un po' così un'occhiata generale e poi per i saluti finali. Allora, iniziamo a vedere questo Acer Aspire. La prima cosa che mi viene in mente è che è perfetto, sembra appena uscito dal negozio, non ha un graffio, è un Acer Aspire della serie 3000, ancora con il talloncino originale del seriale di Windows XP Home. È veramente fantastico. Guardate qui, allora, cioè chi l'aveva prima doveva essere un maniaco perché ha ancora la protezione della tastiera e del display. Ripeto, non ha un graffio. Allora, come processore abbiamo un Sempron Mobile, l'adesivo di Windows XP, quindi è un PC che a memoria secondo me è uscito nel 2004-2003, non lo so, più o meno in quegli anni lì, ora non saprei dire con esattezza, però comunque resta il fatto che un PC, sì, è vero che è vecchio, però è perfetto sotto ogni punto di vista. Ora proviamo ad accenderlo e vediamo se parte. Mi auguro di sì, perché se è tenuto così maniacalmente presumo che sia anche funzionante. Andiamo a vedere, lo colleghiamo, vediamo se va. Già è un buon segno. Logo Windows XP, perfetto. Mi avvicino un po' la camera. Ok. Benissimo, il sistema si è avviato. Allora, quello che voglio andare a verificare, voglio vedere ovviamente il processore che Sempron è e la scheda video, perché qui secondo me ci potrebbe scappare un PC da un notebook da retro gaming, quindi sarebbe poi per nel futuro sarebbe interessante andare a provare a lanciare, o comunque, anzi, io gli farei direttamente un'installazione di Windows 98 e provare a vedere se come PC da retro gaming, ripeto, potrebbe funzionare. Ora gli diamo un po' di tempo, perché secondo me questo hard disk qualche problemino ce l'ha, perché è un po' lentino. Sento anche qualche rumore un po' strano, però l'importante è che comunque il PC parta. Proviamo di nuovo. Ok, abbiamo un Sempron 2008+. Con 192 mega di RAM. Andiamo a vedere nella gestione delle periferiche. Allora, abbiamo, ripeto, il Sempron, eccolo qui, 2800, scheda video, vediamo un po' cosa c'è, una SIS M760GX,
che io onestamente non conosco, quindi sarà ancora più interessante andare a vedere questa scheda che prestazioni ha per quanto riguarda il retro gaming. Ok, allora con questo PC mi fermo qui perché comunque abbiamo visto che è partito. Secondo me sarà molto interessante andare a vedere poi con Windows 98 e andare a farci i soliti test che facciamo noi per vedere come si comporta. Quindi spengo questo e andiamo avanti con gli altri due PC. Bene, questo è il PC che ho trovato in discarica e l'ho già collegato. Vediamo prima di tutto se si avvia. No, non va. E a giudicare dai beep del BIOS, se non ricordo male, potrebbe essere o la scheda video o la RAM. Però sento girare la ventola, quindi la cosa mi viene confermata. Spengo e vediamo cosa c'è all'interno, quindi approfittiamo di questo problema per vedere cosa c'è all'interno. Allora, appena rimosso il case, anzi scusate, il coperchio del case, ve lo dicevo che il caldo ormai mi dà alla testa. Allora, beh, prima di tutto qui siamo pieni di ragnatele. Vi ricordo che comunque il PC era in discarica, abbandonato. Allora, un bel ragno che ha preso residenza qui all'interno. Questa mi pare di, credo sia proprio una bella Matrox, forse una G400, se la memoria non mi delude. Allora, poi c'è questo alimentatore piazzato proprio sopra la CPU. Cerco di aiutarmi con una lampada per capire. A me sembra proprio un Pentium MMX. È un Pentium MMX. Allora, prima di tutto voglio provare a togliere queste ragnatele e vedere se solamente pulendo magari i contatti della scheda video riusciamo a far partire la macchina, altrimenti proviamo con la RAM, perché potrebbe essere anche qualche contatto di qualche banchetto di RAM. Quindi facciamo questa operazione e vediamo se il computer parte. Vediamo un po' la scheda video, è una, mamma mia, quanta polvere, e sì, è una Matrox MA32G, penso sia una G400, però dovremmo poi verificarlo, ma ad occhio sembra proprio una G400. Ok, puliamo i contatti e proviamo ad avviare la macchina. La macchina è partita, perfetto, quindi era semplicemente una questione di scheda video, del contatto sullo slot AGP. Abbiamo un Celeron a 333 MHz. Ok, ora posiziono la telecamera e vedremo meglio cosa c'è all'interno.
andiamo avanti. Allora, Windows 98, come si poteva facilmente immaginare. Facciamo, saltiamo questo controllo e andiamo direttamente a Windows. Allora, neanche in modalità provvisoria è partito Windows, quindi ci sono, come è evidente, che mancano dei file per quanto riguarda l'avvio. Comunque non è un problema, l'importante è che alla fine la macchina sia partita e che sia funzionante. Ora poi rifarò un'installazione da zero di Windows, magari cambierò anche hard disk, insomma queste sono cose che vedremo in un secondo momento. Quindi comunque possiamo dire che questo primo PC recuperato in discarica perlomeno si avvia e ci sono tutte le premesse per poterlo, insomma, mettere in maniera operativa e magari farci in futuro qualche video, ok? Allora, passiamo avanti con il secondo PC. Bene, questo è il secondo ed ultimo PC che vi mostro, l'ho già aperto e vediamo un po' insieme cosa c'è all'interno. Allora, questo è il Pentium 2 400, in effetti mi è stato venduto per Pentium 2 400, due banchi di memoria PC100, ora non ricordo da quanto, poi c'è una scheda video che nell'annuncio non era specificata e sono curioso di capire che modello sia. Ora la tiriamo un attimo fuori. Una scheda audio che ad occhio mi pare sia la solita Creative Sound Blaster, potrei anche sbagliarmi ma mi pare di sì. Scheda madre, ora non riesco a leggere che modello sia, poi lo vedremo un'altra volta, però insomma volevo solamente così controllare che ci sia, che sia tutto in regola. Ora tiriamo fuori un attimo la scheda video e vediamo di cosa si tratta. Allora ve la mostro e io non riesco. Allora è una gigabyte, spero si riesca a vedere, una gigabyte modello R7064T. Vediamo dietro se c'è scritto qualcosa, non mi sembra che ci sia qualche riferimento chiaro al modello. Dobbiamo vedere magari poi, sperando che parta il sistema operativo, e capire di cosa, con che cosa abbiamo a che fare. Quindi ora la rimonto, facciamo partire il sistema e vediamo un po' cosa in generale, diciamo, cosa c'è, con che cosa abbiamo a che fare. Quindi comunque un Pentium 2400 e vediamo un po' il resto. Perfetto, scheda video montata, facciamo partire la macchina. La macchina si avvia benissimo, Pentium 2 a 400 MHz con 64 MB di memoria. Vediamo un po' se andiamo avanti. No, e ce lo sta dicendo in spagnolo, perché in effetti il venditore era spagnolo, ci sta dicendo che non c'è sistema operativo o che comunque abbiamo un problema con l'hard disk. Va bene, per ora devo fermarmi qui. Comunque la macchina si avvia, non pare che abbia grossi problemi, anche i condensatori sembrano in ottimo stato, non sono gonfi. Direi che per ora possiamo terminare qui. Giunti al termine di questo video, abbiamo provato un po' di hardware, qualcosa è andata bene, qualcosa no. Ovviamente quando si va al recupero di questo genere ci si può aspettare di tutto. Sono molto contento per quanto riguarda l'Acer, perché secondo me lì ci sarà da divertirsi per creare una macchina da retro gaming. Sarà una bella sfida. Questi due PC invece avranno bisogno sicuramente di, prima di tutto, di sostituire l'hard disk, di reinstallare il sistema operativo, però
a livello generale sono funzionanti, quindi era quello che mi interessava di più. Io ora vi saluto, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui, vi auguro di fare delle buone vacanze. Ripeto, il caldo infernale è stato veramente un'impresa arrivare fino a questo punto del video. Vi auguro comunque di nuovo buone vacanze. Nel frattempo io, se avrò la possibilità, proverò ancora qualcosa e spero di pubblicare di nuovo entro il mese di agosto, magari la fine di agosto. Grazie a tutti, è stato davvero davvero bello per me provare questo hardware con voi e alla prossima, ciao a tutti.